Buongiorno a tutti. In questa stagione dei processi Vaticano è forse passato in secondo piano un'altra condanna del Tribunale Vaticano, questa volta in appello, a due ex dirigenti dell'Istituto delle Opere di Religione, Paolo Cipriani e Massimo Tulli, direttore e vice direttore dell'Istituto delle Opere di Religione, la cosiddetta Banca Vaticana, che però realmente banca non è, che si erano dimessi nel 2013, ma non per il processo, ma per aiutare la Santa Sede a meglio difendersi in caso né dalle accuse di un altro processo che riguardava un monsignore che lavorava all'APSA, la cosiddetta banca centrale del Vaticano, monsignor Nunzio Scalano, che poi erano andati sotto processo per malagestio. Condanna in primo grado, è stata confermata la condanna in appello. Però questa condanna in realtà non è una vera e propria conferma, intanto perché il danno emergente è stato quantificato prima nella condanna di primo grado in 47 milioni e ora in soli 35, il che mette in dubbio anche la sentenza di primo grado. Poi perché tutta quanta questa condanna si basava su una cattiva gestione che andava a toccare anche la gestione di alcuni fondi immobiliari che però ci sarebbe stata, che avrebbero utilizzato contravvenendo una moratoria che ci sarebbe stata negli anni passati da parte della Segreteria di Stato per non investire in immobili, quindi non fare investimenti di un certo tipo di rischio. Moratoria che però durante il processo non si è mai vista, non è mai stata prodotta in realtà. Quindi il punto è che è un processo anche questo, tutto quanto da capire, in cui si trovano due persone accusate che però non avevano realmente la possibilità di prendere decisioni, tutto nelle mani del Consiglio di Sovrintendenza dell'Istituto delle Opere di Religione, che si sono trovati ad avere un danno che però non riguardava loro, con fondi speculativi che sono stati decisi dal Consiglio di Sovrintendenza e che in realtà, a guardare le cifre, quando hanno lasciato un bilancio del 2012 alla mano, bilancio IOR certificato e pubblicato, quindi non segreto, hanno lasciato con 86,6 milioni di profitto. Sono cifre che fanno riflettere. Dopo questo profitto di 86,6 milioni, in realtà il bilancio IOR è sempre sceso. Si è arrivati a un attivo di oggi di 30 milioni, ma lo scorso anno erano circa 17 milioni. Si sono persi circa 80 milioni nell'arco di 5 anni. E tutto quanto è dovuto inizialmente, si leggeva nei primi rapporti dopo l'era di Cipriani e Tulli, era dovuto alla correzione di alcuni investimenti, ma in realtà si trattava di una vera e propria dismissione di investimenti. E qui si arriva al punto perché uno degli immobili di cui si parla è un immobile gestito con una società di Malta, l'acquisto dell'ex palazzo della Borsa di Budapest, questo acquisto per cui la Santa Sede ha avviato un processo a Malta e in cui da Malta hanno fatto sapere addirittura che in realtà lo IOR sta rifiutando qualunque tipo di offerta per sanare la questione, quindi per guadagnare, proprio perché vuole mantenere una narrativa di accusa. Ora, è un processo che lascia molte domande aperte. Perché c'è questa narrativa di accusare la vecchia dirigenza dell'Istituto delle Opere di Religione, che si trova anche negli altri processi vaticani? Perché due persone che non avevano potere di prendere decisioni sono andate sotto processo e addirittura condannate a risarcire lo IOR, anche se poi adesso si andrà in appello e quindi se il secondo grado già parzialmente corretto il primo grado, probabilmente l'appello potrebbe ulteriormente correggere. Quindi è tutto da capire, ma resta da capire anche il modo in cui viene esercitata adesso la giustizia in Vaticano. È un punto centrale di questo pontificato. Papa Francesco ha parlato molto di trasparenza. Questi processi, in realtà, lasciando con le loro sentenze più domande aperte che questioni risolte, mettono anche in questione la problematica della trasparenza vaticana. Quindi è un processo da osservare, è una cosa da guardare con attenzione, e questo è quello che i giornali forse oggi non stanno facendo. Alla prossima!